giro di vite del comune sulla movida di Mirano. Torna l'ordinanza che tanto fece discutere l'anno scorso, vietato suonare e far schiamazzi fuori dai locali per tutto il periodo estivo in orario serale. La prima multa costerà 100 euro agli esercenti, la seconda 200, le successive 500. Regolamentate anche le pulizie, a un'ora dalla chiusura devono sparire i rifiuti nell'arco di 20 metri dai locali. Nel 2015 Treviso ospiterà la prima Biennale del Gusto. L'annuncio fatto dal sindaco Giovanni Manildo divide per ora il PD cittadino, ma l'idea è vincente. Grazie alla collaborazione col patron di Italy Oscar Farinetti e di Slow Food, si pensa di rivitalizzare le aree strategiche del centro con eventi riguardanti la ristorazione di alto livello, innescando così un circuito virtuoso di turismo selezionato. Guardare le partite dei mondiali sott'acqua non è una follia, ma la stravagante proposta che viene da Montegrotto, più esattamente dalla piscina più profonda del mondo, 42 metri, da poco inaugurata all'Hotel Mille Pini. È stato installato un pannello con retroproiezione a 5 metri di profondità e gli spettatori si godono le partite in acqua calda termale con le bombole d'ossigeno, solo per tifosi estremi.